Vedi? Il problema è che tu sei una bambina strana. E ho le bambine strane come a te quando muoiono. Che ci succede? Te lo dico. E te lo dico. Ai bambini bravi se li viene a prendere padre Pio con profumi rossi di viole e di gelsomini fiori vari. Invece i bambini strani come a te quando muoiono se li viene a prendere il demonio. Con la puzza di zolfo, la puzza di merda, due corna nel culo e se lo porta all'inferno. Ciao a tutti, sono Giorgia, sono un'attrice comica, sono qui questa sera all'Isola che non c'è per proporre il mio spettacolo Troppe donne in una, che è uno spettacolo comico, ma che fa riflettere, diciamo così. E vivo a Torino da circa 10 anni, vengo da Varese e incontrando questa città mi sono assolutamente innamorata e ho deciso di provare a fare l'attrice qui a Torino, provare perché chiaramente insomma è un percorso molto difficile. Ci sono mille ostacoli, mille difficoltà. Lo so, è una cosa terribile. Cioè, è una cosa... Io ogni volta... Questo è il primo spettacolo che ho scritto, proprio il primissimo, e sono molto affezionata, chiaramente, ed è uno spettacolo che parla di donne, il meglio e il peggio dell'essere donna, diciamo. Cioè, insomma, nella presentazione si dice che gli uomini dicono circa 5.000 parole al giorno, le donne 20.000. Ed è assolutamente vero, e infatti guardando questo spettacolo si vede quanto le donne vogliano parlare. E... riflettere un po' così su come siamo, su come non siamo, su come vorremmo essere, su come vorremmo diventare, su come non diventeremo mai, su come mai diventeremo e meno male, ma anche su come ci vediamo, su come ci vedono gli altri, su come pensiamo che gli altri ci guardino, su cosa pensiamo degli altri mentre ci guardino, pensiamo che loro pensino di noi qualcosa che noi avremmo stato e non ci avremmo mai guardato. Io credo fortemente che il teatro sia per tutti, il teatro deve essere di tutti e fare questo spettacolo in città è bello, ma secondo me è ancora più bello pensare di portarlo fuori, no? Dove magari non c'è una cultura del teatro così spiccata, insomma non c'è questa abitudine ad andare a teatro e quindi insomma portare uno spettacolo che fa ridere ma che magari fa anche pensare cosa sta succedendo, magari può essere carino, insomma, e questo è il mio lavoro.